Range Rover Velar è veramente un disastro di affidabilità? Prima di tutto voglio dire che la macchina è bellissima, esteticamente super curata, molto minimal, total black in questa versione con i cerchi a 22, ha le maniglie a scomparsa, è una forma molto strana, infatti secondo me non è un SUV e poi spiego perché, perché la macchina comunque se la vedete è molto lunga, sembra quasi una station, tra virgolette, un po' rialzata. E col tetto un po' schiacciato, quindi anche come tipologia di guida su strada poi ve ne accorgete parecchio. Però la macchina nel complesso è bellissima, aveva fatto scuola quando era uscita, soprattutto anche per gli interni che vi faccio vedere. Gli interni sono bellissimi, è la prima versione che hanno fatto, prima auto con tutto lo schermo total touch praticamente. Rumorino qua mi fa impazzire, spaccherei su tutto lo schermo perché anche quando facciamo le diagnosi tante macchine con la porta aperta continuano a suonare e impazzisci. Però vabbè, tralasciando quello, comunque la macchina è ben fatta. Ovviamente sull'interno gli schermi hanno avuto un bel po' di problemi. So che in garanzia alcuni li hanno sostituiti perché le prime versioni, ovviamente, come sempre una macchina nuova, è normale che abbia dei difetti comunque su delle componenti nuove. Adesso chiudo la portiera perché sennò divento matto. Quindi so che hanno avuto un po' di problemi sulle chiavi interni, il motore monta il 2000 turbo diesel, il 240 cavalli, anche quello so che hanno avuto un po' di problemi, infatti dopo hanno fatto diverse modifiche, però voglio parlare della trasmissione, il cambio è uno ZF 8 marce che funziona benissimo come su tutte le vetture, fondamentalmente super collaudato, però hanno avuto problemi più che altro sul ripartitore. Ripartitore è la parte che è montata dietro il cambio che va a ripartire la trazione tra la sella posteriore e la sella anteriore. Come tutti i ripartitori con frizioni, che è comandato in questo caso da una pompa e poi vi spiego perché, praticamente hanno l'obbligo di avere le gomme davanti e dietro più simili possibili come usura, ma soprattutto di marca e modello. Dovete avere la stessa gomma con gli stessi anni fondamentalmente. Le Range Rover, il bello che hanno la misura uguale davanti e dietro, no? Come BMW, quindi potete girarle e sfruttate il treno di gomme fino al limite. Invece sulle gomme differenziate tipo BMW siete obbligati a mettere quattro gomme nuove e quando si consumano tanto quelle davanti le buttate via tutte e quattro, se no continuate ad avere delle gomme diverse tra davanti e dietro. Ripartitore, vi accorgete che dà difetti perché è in manovra. Praticamente la macchina va tutta in risonanza, sentite sotto il sedile che è tutta in risonanza perché non riesce più a gestire l'impacchettamento delle frizioni tra l'asse anteriore e posteriore, quindi in gergo proprio scappano le frizioni e questo fa andare tutto in risonanza, soprattutto in manovra con tutto sterzo, destra, sinistra, avanti e indietro, lo sentite tantissimo. E anche quando magari partite da un rondò, da un dare precedenza un po' veloce, sentite che proprio strappa sul differenziale centrale perché fa fatica a gestire la trazione dall'asse anteriore e posteriore. Discorso gomme, noi ci siamo arrivati dall'inizio, già 12-13 anni fa lo dicevamo e ci prendevano tutti in giro, soprattutto primi concessionari ufficiali, secondi gommisti e dopo a forza di far danni poi ci sono arrivati anche loro. E addirittura poi per dire concessionari tipo marchi tipo BMW obbligano tante volte a montare anche delle gomme particolari con un simbolo particolare che sono delle gomme che producono apposta per BMW. Però in generale la teoria è questa: la sella anteriore e la sella posteriore devono avere il rapporto finale uguale, quindi ogni giro della ruota voi fate per dire un metro. Se avete per assurdo una gomma che è usurata da 5 mm, per dire, è facile che magari sul metro di distanza faccia 1,5 cm di più come percorrenza. Quindi ogni volta che gira la ruota, magari la gomma davanti rispetto a dietro fa più strada. E sulle macchine vecchie che avevano dei ripartitori sganciabili e si usava solo in trazione posteriore, non ve ne accorgevate. Su dei ripartitori fissi, praticamente la macchina poi andava tutta in risonanza, perché ovviamente doveva compensare la differenza tra la rapportatura davanti e dietro. E l'unico modo per compensarla era
che andava in risonanza un po' tutta la meccanica per far slittare un pelo le gomme e riuscire a far andare la macchina in avanti, se no fisicamente non potrebbe. Praticamente la macchina è come se fosse un po' frenata. Con i ripartitori, tra virgolette, automatici è cambiata tutta la filosofia, perché non è più disinseribile la trazione 4x4 manualmente, gestisce tutto il motorino, la pompa, come in questo caso. E cosa succede? Che nel momento che hai le gomme davanti e dietro con un'usura differente, se avete delle gomme con marca differente è un disastro, perché cambia anche il grip. Però facciamo caso, stessa marca di gomma con usura differente, cosa succede? Che davanti la macchina tira di più, per dire, dietro tira di meno, la differenza di velocità tra gli assi viene compensata dal ripartitore, perché internamente ha delle frizioni e l'unico modo che ha per compensare è che la forza vince sulle frizioni e le fa slittare, no? Perché ovviamente deve pareggiare da qualche parte, altrimenti la macchina salterebbe come un canguro. Ho detto che secondo me non è un SUV, perché ovviamente, essendo appassionato, appena era uscita ero andato subito a vederla in concessionaria e la prima cosa che ho pensato quando sono salito sulla macchina, ho detto: mi sembra di essere seduto su una station wagon, perché non ti dà l'impressione di essere un SUV, come per dire, non so se avete provato il Cayenne, l'X5 di generazioni precedenti, ma tutte le macchine nuove, anche il Q7, hanno cercato di fondamentalmente di fare delle station rialzate, il che, macchina è comoda, però ti dà sempre l'impressione che sei seduto basso come una macchina normale. A me non piace, a me piace di più il SUV, per dire, che è un po' più imponente come guida, come può essere, non so, per dire, mi viene in mente anche l'ML. Però devo dire che un po' tutte le auto, tutte le case stanno andando nella direzione di farle sempre col cofano un po' più alto, il tetto più basso, quindi alla fine, come immaginavo io, il SUV non esisterà più, ma sarà l'auto praticamente progettata in quella maniera. Ormai si va nella direzione che vedete, che sono tutti più o meno dei crossover, tutti abbastanza simili. Provate a scendere dal Velar e salire sul Range Rover Classic, è tutta un'altra impostazione di guida. Vedrete che sul Range Rover è la vera impostazione da SUV, che siete più alti e comunque dominate di più la strada. Il ripartitore del Velar è un ripartitore di nuova concezione, totalmente differente dai classici ripartitori che monta, per dire, BMW o anche Alfa Romeo, perché i ripartitori classici hanno un motorino che praticamente lavora su due bracci che vanno a spingere sulle frizioni, e in base ai gradi che fa il motorino spinge più o di meno sulle frizioni per andare a bilanciare la trazione, perché se siete in manovra ovviamente lui deve far cercare di non bloccare la trazione 4, praticamente il differenziale centrale, perché sennò la macchina è durissima in manovra e si blocca, quindi deve cercare sempre di giocare fondamentalmente sull'impacchettamento delle frizioni, e gioca con un motorino che lavora per gradi. Invece quello del Velar lavora come l'Aldex, fondamentalmente è la stessa cosa, ha una pompa olio idraulica che va a spingere su un pistone, e quindi la gestione del pacchetto frizioni viene gestita idraulicamente. Quindi proprio dà pressione la pompa che spinge il pistone, in base alla pressione che dà schiaccia più o meno le frizioni. Ovviamente ha internamente poco olio, noi consigliamo sempre di fare la manutenzione dell'Aldex insieme al lavaggio cambio, che lo facciamo ogni 50.000 km. Se uno la utilizza tanto in città, 50.000 km possono essere anche già tanti. L'Aldex fondamentalmente ha dentro pochissimo olio, quindi consiglio sempre di farlo. Se uno lo utilizza tanto in città si può fare anche a 30.000, tanto non sono grosse cifre, sono piccole cifre, però è meglio per preservare il più possibile il ripartitore. Ne facciamo parecchie, in questo caso andiamo a smontare il ripartitore, lo apriamo, lo revisioniamo completamente, montiamo praticamente sempre la pompa nuova, successivamente chiudiamo tutto, lo montiamo sulla vettura e soprattutto facciamo gli adattamenti. Perché la cosa più importante è, a lavoro finito con l'olio nuovo,
per fare una roba a regola d'arte e fare gli adattamenti per far sì che la centralina comunque abbia una taratura anche sulle pressioni da dare perfetta.